Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questo appuntamento online di Agora. È il discorsivo del Museo per l'Immaginazione Preventiva. Con un programma di incontri, presentazioni, interviste, talk, proiezioni e tanti altri incontri, ed è articolato ogni volta secondo dei formati diversi. Si svolge a cadenza irregolare e va intersecandosi con quella che è l'attività del museo. Il format a cui state partecipando oggi è una mostra ed è un format volto a raccontare un progetto espositivo che ha particolarmente inciso sul percorso professionale del curatore invitato. La nostra ospite questa sera è Eva Fabris, Exhibition Curator presso Fondazione Prada, nonché appunto anche curatrice indipendente storica dell'arte, ed è in questa veste appunto che a breve curerà la prossima mostra personale di Alessandro Pessoli ai chiostri di Sanno Storgio a Milano e ha curato a Perfect Shop Front di Caspar Gossmann, che è tuttora visitabile fino al 14 maggio nella Project Room della Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano. Scusate. La mostra di cui ci parlerà Eva Fabris oggi è The Over Tradition, curata da James Wenson all'ICA di Filadelfia nel 1966. Quindi ringrazio Eva per essere qua con noi questa sera e le lascio la parola. Grazie Irene, buonasera a tutti, è veramente un grandissimo piacere, un onore fare parte di questa piattaforma e in generale della programmazione del Macro diretto da Luca Lopinto, che si sta presentando come una realtà museale e museologicamente molto aperta ai diversi formati, quindi sono felicissima di presentare una mostra che effettivamente per me è molto molto importante e di farla conoscere ad un pubblico più vasto di quanto forse finora non sia stato possibile. E, oltre a Luca Lopinto, vorrei ringraziare Irene Angenica che, e prima di lei Lisa Andreani, mi hanno accompagnato nell'organizzazione di questo evento, e anche Elena Fortunati e Andrea Pergola. Allora, The Other Tradition è una mostra che, come vi ha già anticipato, Irene avviene all'ICA di Filadelfia nel 1966. Perché la ritengo, perché l'ho scelta rispondendo all'invito di Luca come mostra fondamentale nel mio percorso critico, storico-artistico e curatoriale. Mi ha colpito trovare Gene Swenson nelle pagine di Inside the White Cube di Brian O'Doherty, in uno sviluppo di una ricerca che ho compiuto negli scorsi anni, a partire proprio dalla tesi di laurea, cercando le tracce degli sguardi sull'opera di Marcel Duchamp, in particolare su Duchamp curatore, a fianco dei surrealisti, negli ultimi anni di vita di Duchamp, che sappiamo essere morto nel 1968, e in un periodo in cui principalmente la sua eredità viene letta all'interno del concettuale, distaccandolo un po' da delle tradizioni più eminentemente dadaiste, ma prima ancora surrealiste. Brian O'Doherty lo cita come un esempio, lo cita due volte, cita Gene Swenson due volte come esempio di una grande intelligenza politica applicata alla critica d'arte, e lo cita anche come un pionieristico antecedente dell'institutional critique di Daniel Buren. Arriveremo a capire i motivi di queste due citazioni verso la fine del mio racconto. Tanto vi basti, tanto è bastato a me per incuriosirmi e andarlo a cercare più a fondo e capire meglio chi fosse questa figura. Ho trovato dapprima
un interlocutore tra i primi e tra i più appassionati della pop art. Infatti Swanson è molto famoso come il primo intervistatore degli artisti pop all'inizio degli anni 60, uno dei primi a raccontarli come gruppo. E poi curatore di due mostre, la prima e più complessa, ambiziosa e sviluppata delle quali è appunto The Other Tradition. Da questa scoperta e da questi studi mi è rimasta l'affezione e la curiosità per questa figura, perché aveva ragione Brian O'Doherty, è una persona di Jean è stata una persona di straordinaria intelligenza politica e di autentica e profonda passione storiografica e critica, e questo lo rende, continua a renderlo una figura di attualità anche un po' tremenda, se vogliamo, perché è il classico campione di un movimento, di un discorso che contro tutti e contro qualsiasi situazione mainstream si prende la responsabilità culturale di aggredire un sistema senza rete, quasi andando a tutta forza a seguito del suo discorso a attaccare, a battagliare, a ripensare e a riproporre dei fondamenti della storia dell'arte senza paura di impostare un discorso nuovo. Questo è interessante da un punto e continua a rendere Jean Swanson per me, e spero che via via verrà sempre più studiato, perché è una figura appassionante da un punto di vista dunque umano, quando il soggetto è protagonista di una dinamica critica e storiografica. Questo rende, credo, sempre le cose possibilmente piuttosto appassionanti per chi le incontra. E anche perché, ai noi, un po', diciamo, la figura marginale del battagliero, che però è veramente a fianco degli artisti, è quasi un topos, ripeto, quasi cinicamente amato e la cui... il cui fascino ritorna. Speriamo che sia sempre meno marginale. Di recente l'Archives of American Art ha acquisito le sue carte e questo permetterà di uno studio senz'altro più approfondito. Intanto, per iniziare, passo ad introdurvelo. Swanson nasce nel 1934 in Kansas. La famiglia supporta i suoi studi, la sua curiosità nella storia dell'arte, trasferendosi interamente a Yale, ma Swanson li abbandona piuttosto velocemente gli studi di storia dell'arte, incuriosito, attratto da New York, dove arriva per studiare all'Institute of Fine Arts, dove è compagno di studi di Lucy Lippard. Sono gli unici due che in quel periodo all'Institute of Fine Arts studiano contemporaneo, rispettivamente Picasso e Max Ernst. Ma mentre Lucy Lippard conclude la sua tesi, Jean Swanson non la concluderà perché è troppo fagocitato da un ambiente artistico che lo travolge. Non lo travolge, probabilmente è anche lui che travolge un po' l'ambiente artistico. È fin da principio molto apprezzato dagli artisti della sua generazione, si avvicina e individua da subito degli interlocutori negli artisti pop e anche nel milieu al centro del quale, volente o nolente, si muove un artista come Voltaire. Anche Eva Hesse è una figura di riferimento, anche se Swanson non ha mai scritto su di lei né mai l'ha esposta. Però in qualche modo parliamo di un giovane critico brillante che è editor associate di Art News dal 61 al 65 e che, come vi dicevo, è uno dei primi a raccontare i pop come gruppo. Precisamente ci sono due articoli che escono nel 1962. Il primo è di Max Kozloff
e si intitola Pop Culture, Metaphysical Disgust and the New Vulgarian. La definizione di The New Vulgarians non è particolarmente ironica. Effettivamente Kozlov, che pure usa la definizione pop e che pure individua per primo effettivamente il gruppo, ritiene di essere di fronte ad una aberrazione. Mentre di lì a poco, siamo nel settembre del 62, nel suo Art News, Gene Swenson pubblica il New American Sign Painters, ed è un testo quasi programmatico in come lui legge la novità della pop art. Sign sono le insegne proprio, quelle a cui lui fa riferimento, e per lui è strabiliante e assolutamente eccitante vedere come vi sia una equivalente diretto tra la pittura meccanica e la scelta del soggetto quotidiano al centro delle opere d'arte degli artisti pop. Molto rapidamente per adesso. Ancora più interessante di questo articolo sono questa serie di interviste a cui facevo riferimento prima, uscite tra il 63 e il 64, che si intitolano What is Pop Art? E in cui lui intervista gli 8 artisti pop più famosi del momento, immaginateli tutti, da Warhol l'intervista è senz'altro la più famosa, a Rosenquist, Indiana, Wesselmann, Liechtenstein, tutti quanti, anche Jasper Johns, meno famoso Darchi, ma ci sono loro. E come vi dicevo, gli studi su Swenson sono abbastanza agli inizi, ma di recente Jennifer Sickle ha pubblicato nell'Oxford Art Journal nel 2018 un articolo splendido che svela quanto l'intervista a Warhol, e probabilmente sarà bello se la critica nei prossimi anni farà le stesse operazioni anche per le altre interviste, ha svelato come lo scambio tra Warhol e Swenson, ricostruito dall'ascolto dell'audiocassetta che l'ha registrato, fosse stato in realtà molto più schietto capace di entrare in argomenti all'epoca sicuramente all'epoca censurati, perché considerati pruriginosi. Infatti il titolo della Sickle si intitola Do you think pop art is queer? Che è una domanda che effettivamente Swenson fece a Warhol. È in quell'occasione che Warhol, e questo si trova spesso citato, dice che desidera dipingere come una macchina, ma è solo ascoltando e rileggendo questa conversazione che si capisce da dove viene veramente questa ambizione di Warhol. Lui dice è molto legata al tema e identitario ed erotico. Lui dice l'uomo come la macchina dovrebbe permettersi di guardare, ammirare, desiderare tutto, tutto e tutti, senza distinzione di qualsivoglia senso, men che meno quella di genere. Ed è per questo che io, come una macchina, possiamo dipingere o amare tutti. Effettivamente questo è un distinguo molto molto interessante, e dalle osservazioni di Sickle si capisce come sia il dialogo tra i due che permette a Warhol questo affondo. Gli anni successivi, siamo qui appunto tra il 63 e il 64, stiamo arrivando alla mostra, sono degli anni in cui dovete ancora immaginare questo Gene Swenson, come vi dicevo, come un critico al centro della vita culturale newyorkese. Un piccolo episodio che ho raccolto, che ho avuto la fortuna di raccogliere personalmente intervistando John Giorno. John Giorno aveva girato nel 63 Sleep, il film in cui Andy Warhol lo
riprende per 5 ore e 20 dormiente, ma era ancora molto poco noto in città, non aveva molti amici, e fu Swenson a organizzare la sua festa di compleanno e, come tipicamente succede, avendo un organizzatore più inserito del padrone di casa, arrivarono un sacco di persone che Giorno all'epoca non conosceva, tra cui Jasper Jones, Frank Stella e Barbara Rose, che seguivano il giovane amico Swenson. Quindi vi racconto questo per farvi immaginare il contesto e il ruolo in questo contesto che Swenson ha. E pian piano ci avviciniamo al 1966 e alla mostra The Other Tradition. Siamo all'ICA di Filadelfia ed è importante sapere che a partire dal 1965 l'ICA aveva un direttore, un giovanissimo direttore, 23enne se non sbaglio, Samuel Adam Green, che aveva dedicato niente meno che la prima personale museale a Warhol proprio nel 65. In quella occasione Swenson, a testimonianza anche di quanto sono stretti i rapporti tra lui e gli artisti pop, Warhol in questo caso in particolare, tiene una conferenza come evento collaterale della mostra che si intitola The Personality of the Artist. E anche attraverso il testo di questa conferenza si continua a capire come Swenson stia lentamente costruendo una genealogia della pop molto intimamente radicata in Dada e surrealismo, intendendoli come i movimenti che, diversamente dall'imperante formalismo, sapete che Greenberg e i suoi seguaci erano ancora la voce dominante nella critica. Sarebbe durato poco, ma era ancora così. Quindi le parole del formalismo, le categorie del formalismo greenbergiano non vanno bene per parlare di pop art. E Swenson, che si è formato come storico dell'arte, vuole costruire una genealogia per il movimento che renda conto di questa novità, di questa bellezza, di questa capacità profondamente umana che lui riconosce nella pop art, di andare direttamente al centro del soggetto, senza simbologie. Quindi lui parla, Swenson parla, quando parla di pop art, di equivalenti emotivi, non di rappresentazioni simboliche, men che meno The Personality of the Artist, vi dicevo il titolo della conferenza, non è quella che si manifesta attraverso la gestualità dell'espressionismo astratto. La personalità dell'artista è quella che da essere umano a essere umano sceglie un soggetto che possa parlare allo spettatore, perché in realtà, oltre a voler creare una genealogia per la pop art, l'altra grande ambizione di Swenson è quella di stabilire di conseguenza una dimensione diversa della spettatorialità, non succube di categorie, scusate, appunto formali da conoscere, ma capace intimamente e direttamente di creare un rapporto con l'opera, niente di meno. Io comincerei a farvi vedere un po' di immagini, perché siamo arrivati alla mostra. Allora, scusatemi, share, no, sto già sharando, scusate molto, l'abbiamo provata, ma si vede? Come faccio a chiederlo? Spero si veda. Sì, si vede. Allora, ecco il catalogo. Il catalogo è un oggetto, è l'oggetto che arriva a New York. È l'oggetto quindi che permette, che veicola
alla Other Tradition una vicenda quasi un po' mitica, lo vedete, è piccolissimo, è un 25x13, ha una copertina nera assolutamente povera e ha pochissime, tre illustrazioni. E quando arriva a New York si crea una eccitazione, una sensazione di essere di fronte a qualcosa di veramente nuovo, che forse a fronte delle immagini fotografiche di cui vi sto per far vedere, che vi sto per far vedere, può sembrare quasi sorprendente. La mostra forse potrà sembrarci un po' tradizionale rispetto a queste premesse. Va veramente detto che parlare e mostrare Dada, surrealismo e pop art è considerato qualcosa di piuttosto nuovo. Un esempio importante per capire quanto era poco presente il surrealismo nel discorso predominante critico nella scena artistica newyorkese è dato dal fatto che per anni e anni Art Forum, che proprio in quel periodo si stava, stava prendendo piede come voce critica via via sempre più importante, anche grazie alla presenza di importanti figure di impianto greenbergiano, non parlava praticamente mai di surrealismo, salvo fare proprio nel 1966 un numero speciale a cui il chief editor non è per nulla affezionato, dice ma ci saranno in alcune interviste, dice ma daremo spazio ad alcuni scrittori nuovi, a voci che non sono poi così presenti generalmente nelle nostre pagine. È bello ricordare che tra quelle voci c'è Annette Michelson che per la prima volta scrive su Art Forum. In questo invito vedete vedete i nomi degli artisti partecipanti e veniamo a vedere un po' qualche fotografia. Allora, in questa immagine riconoscete Jean Swenson, io stessa sono stata confortata nell'ipotesi che fosse lui da Henri Martin, che è un critico che l'ha conosciuto molto bene frequentandolo fino al 1964. L'opera circolare è una Marilyn di James Rosenquist. Vedete qui ancora l'importanza piuttosto predominante della pop con questo bellissimo enorme still life di Wesselmann sulla destra. Queste immagini vengono dall'archivio dell'Università della Pennsylvania. I materiali su The Other Tradition sono divisi tra appunto questo archivio e quello dell'ICA di Filadelfia, che è un'istituzione ancora esistente, potete capire benissimo che, come spesso succede in quel periodo, il fotografo era incaricato di registrare l'avvenimento espositivo e non certo l'allestimento. Però qualcosa riconosciamo bene comunque. Abbiamo questo The X5 di Indiana e qui dietro, che poi vedremo meglio, un Da Pre-Picasso di Liechtenstein, la Femme d'Alger. Qui di nuovo l'Indiana, Liechtenstein con la moglie Dorothy di fronte al suo da pre Picasso. Altra fotografia molto interessante è questo documento che testimonia la presenza di Poltec. E qui questa signora con bicchiere lascia intravedere alle spalle una macinatrice di cioccolato di Marcel Duchamp. E così cominciamo ad avere un'idea un po' più precisa di quello che era esposto in questa mostra. Ah, un altro Wesselmann, un altro splendido Wesselmann. Come vi dicevo, la mostra ha un suo specchio molto importante nel catalogo. Anzi, il catalogo
racconta e articola in maniera molto precisa, a tratti quasi pedante, le motivazioni che possono permettere a un giovane critico di mettere insieme opere all'epoca considerate così poco affini tra loro o così poco, abitualmente accoppiabili e componibili insieme in un percorso espositivo. Il catalogo, appunto, ha queste tre illustrazioni. Due sono Il grande vetro di Marcel Duchamp. La medesima fotografia compare due volte e l'altra è una piccola gouache di Oldenburg, altro artista molto importante per Swenson. È un rubinetto morbido che probabilmente è un disegno oggi perduto, che probabilmente è proprio quello che era in mostra. Vi vorrei solo brevemente far notare il percorso critico, che è quello appunto che dà la spina dorsale non tanto all'allestimento della mostra, così come l'avete visto, quanto piuttosto alla sua impostazione critica. Nei limiti del cubismo classico, Swenson si arrabbia con la storia dell'arte imperante che fa derivare qualsiasi cosa dal cubismo analitico. Nel problema con la forma ci chiede come mai sia possibile guardare da un punto di vista formale una crocifissione barocca prescindendo dall'importanza del misticismo della cultura del tempo. E il capitolo più potente da un punto di vista proiettivo anche di quelli che saranno i passi critici successivi di Swenson è Feelings Are Things, che esiste anche poche pagine dopo come Feelings and Things. In questo capitolo lui ribadisce in maniera fortissima quest'idea degli equivalenti nella pop art. I sentimenti e le cose, attraverso una pittura meccanica, si possono rappresentare senza il ricorso alla simbologia. Una cosa importantissima da notare e che emerge per la prima volta con forza critica in questo capitolo, e torno magari parlandovene alla foto in cui si intravede Marcel Duchamp, in questo capitolo Swenson delinea il bisogno di una novità in primis linguistica. The other tradition requires certain adjustments per proseguire, per diventare un linguaggio noto, comune, accettato, che prosegue e si sviluppa anche in altre direzioni. Abbiamo già capito che, per esempio, Poltec potrebbe essere una figura di prosecutore di questo tentativo di non simboleggiare attraverso la pittura figurativa. È divertente vedere che il primo campo in cui Swenson chiede questi adjustment è quello della linguistica. Non si può usare la logica occidentale per parlare d'arte, e secondo lui ci sono nel Dada del surrealismo due splendidi momenti linguistici che devono fare un po' da cardine per un ripensamento del linguaggio dell'arte. Uno è rappresentato dalle note al grande vetro di Marcel Duchamp, che prescindono da una narrativa organizzata, tanto per cominciare per il fatto di essere raccolte in una scatola ma in fogli sciolti, ma che al loro interno, nota per nota, descrivono, analizzano, rendono poetico e meccanico allo stesso momento, nelle stesse parole, la dinamica di comprensione, avvicinamento, superamento della necessità appunto simbolica. E in particolare fa riferimento alla nota sul ritardo su vetro. Ritardo su vetro invece di pittura su vetro. Parlare di un'atemporalità dello sguardo significa
permettere allo spettatore un'adesione soggettiva. Lascia, prevede che l'artista abbia lasciato allo spettatore una libertà interpretativa da soggetto a soggetto. E anche il soggetto è al centro dell'altro polo linguistico che Swenson propone per il suo rinnovamento della lingua dell'arte nel 1966, è Salvador Dalì, che con il suo metodo paranoico-critico ritiene che come ciascuno di noi guarda attraverso la propria psiche, attraverso i coni d'ombra e gli aspetti più sfrenatamente desideranti della nostra psiche, guardando un oggetto possa vederne, immaginarne mille altri. È il metodo paranoico-critico, è quello attraverso il quale Dalì raccontava di aver inventato le sue composizioni pittoriche molle, in cui un oggetto si travasa nell'altro o prende le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche quasi, di altri oggetti a lui circostanti. È una mostra complessa, ma come vi dicevo, che crea moltissima attenzione ed eccitazione. E la prima riprova di questa eccitazione è data dal fatto che di lì a poco, anzi probabilmente a mostra ancora aperta, Gene Swenson viene invitato dal MoMA a curare una mostra. I tempi dell'organizzazione espositiva fanno sorridere, sono evidentemente molto più rapidi all'epoca, perché l'invito viene a, gli scambi che si possono leggere negli archivi del MoMA iniziano già nell'aprile del 66 e la mostra apre a novembre del 66. La mostra si intitola Art in the Mirror e a me piace molto pensarla sempre rispetto ad un'idea di uno Swenson un po' Alice che sta cercando di attraversarlo, quello specchio. Infatti nelle sue lettere iniziali Art in the Mirror sarebbe stata la prima il primo ganglio di una mostra di due elementi, il secondo dei quali si sarebbe intitolato Through the Glass. Che cosa succede in questa mostra? In questa mostra, anticipando quella tendenza che poi più recentemente si usa a definire quella degli artists, mette insieme delle osservazioni di artisti su altri artisti. Compaiono per la figure come Sturtevant o Alain Jacquet insieme ai campioni a cui Swenson si era già rivolto e continua a rivolgersi, della pop e dei suoi, ormai abbiamo capito che lui li considerava tali, precedenti di Dada e surrealismo. Ho scelto una sola immagine che sintetizza direi queste compresenze. Però qui comincia la parte umanamente più complessa della vicenda di Swenson e forse quella che ci fa capire meglio la sua continua attualità e perché era così importante, perché è così importante sin da principio questo suo richiamo a una novità del linguaggio. La mostra non viene bene, la mostra è sicuramente, lo si capisce dai carteggi, lo si capisce dai commenti in lettere di amici, è sicuramente una versione molto debole del progetto che Swenson aveva in mente. Durante l'estate ha una gravissima appendicite, ma soprattutto ha si aggravano le manifestazioni schizofreniche e paranoiche di cui già Gene Swenson aveva dato di cui già aveva sofferto negli anni precedenti. E la mostra si avvia lo stesso, la seconda parte non vedrà mai la luce, questa Through the Glass auspicata da Swenson all'inizio,
e non viene assolutamente fatto il catalogo che era pur stato annunciato nella brochure di Art in the Mirror. E soprattutto, nota soggettiva ma dolente, a Swenson non viene confermata l'idea, l'offerta di diventare un curatore del MoMA. E gli anni che seguono sono degli anni in cui Swenson continua a scrivere, ma sempre meno, pubblica degli articoli soprattutto nel New York Free Press, ma sono articoli sempre più orientati alla politica. In quegli anni, se stiamo parlando di 67 e via via ci avviciniamo al 68, vediamo un Swenson che fa quasi delle azioni di guerriglia spontanee, tiene una arringa pubblica di fronte alle Nazioni Unite per chiedere di ottenere la cittadinanza internazionale, ma purtroppo si verificano casi anche di presenze molto contestatarie, in una maniera, i presenti lo ricordano come tale, anche sgradevole, a manifestazioni come inaugurazioni di mostre e altro. Quindi c'è una sorta di acrimonia rispetto ad un sistema che probabilmente, e qui ripeto, come lo dicevo all'inizio, c'è questa fascinazione per il soggetto Swenson. C'è sicuramente il dolore del rifiuto da parte del sistema dell'arte, ma c'è anche una presa di coscienza delle sue ingiustizie, della necessità di agire da contestatore, ed è come se lentamente questi certain adjustment necessari allo spettatore uscissero dalla dinamica spettatoriale all'interno della galleria e aggredissero il terreno che nel frattempo è diventato anche il terreno di artisti che agiscono contestatariamente il loro ruolo nel sistema dell'arte. L'apice di queste situazioni contestatarie si ha nel febbraio del 1968, quando per due settimane, tutti i giorni dalle 11 alle 13, picchetta con un cartello a punto di domanda l'ingresso del MoMA. Gli viene interdetto l'accesso al museo, seguentemente ai primissimi giorni di questa manifestazione, ma il 68 per il MoMA è anche l'anno in cui tornano Dada e Surrealismo in esposizione. Era dal 1936 con Fantastic Art, Dada and Surrealism, la mitica mostra di Alfred Barr, che i due movimenti non erano al centro dell'attività espositiva del MoMA. E ovviamente Swenson agisce rispetto, qui è di nuovo lui che picchetta, agisce rispetto a questa decisione culturale del Mausoleum of Modern Art, come lui aveva iniziato a chiamarlo, e quindi compra una serie di pubblicità nel Village Voice, e questa è una, ne ho anche un'altra, e chiama a raduno una folla di enfants du paradis, li chiama così, a cui chiede di manifestare pacificamente in ricordo del vero Dada e Surrealismo di fronte alla sera dell'inaugurazione, di fronte all'ingresso del museo. Torno per gli ultimi minuti senza immagine, per raccontarvi soltanto che Jean Swenson nel 1969 è tra i fondatori dell'Art Workers Coalition e sarà una delle figure che tiene uno degli incontri, uno degli speech
inaugurali del movimento. Quando pensiamo all'Art Workers Coalition, pensiamo che si tratta veramente degli albori richieste, reclami, comprensione di dinamiche che veramente a volte sembrano tornate oggi assolutamente centrali in come il sistema dell'arte cerca, la parte più critica del sistema dell'arte cerca di guardare se stessa. È di solo un anno dopo il primo artista che ritira un'opera dalle sale, una propria opera dalle sale del MoMA in aperta contrapposizione a scelte politiche di alcuni membri del board del museo. Sono ovviamente attitudini a cui torniamo ad essere abituati da pochi anni. Ma al di là di questa capacità, a questo punto è insieme a colleghi, compagni di strada che tengono il discorso inaugurale dell'Art Workers Coalition, ci sono Seth Siegelau, Lì Lozano e altre figure che a lui erano vicine. Ma quello il tono su cui vorrei concludere è quello di vedere questo Swenson che da dentro alla mostra di Other Tradition e da dentro al rapporto con gli artisti pop muove i primi passi per arrivare a questa consapevolezza. Diciamo che nel giro di anni, tra 66, 67 e 68, la critica d'arte attraverso alcune figure, e cito soltanto i più vicini a lui, in Gregory Badcock e Jill Johnston, alcune figure capiscono come la critica abbia bisogno soggettiva e che quindi questi adjustment che Swenson ha riconosciuto nella linguistica interna alle opere d'arte e che ha proposto allo spettatore, sono proprio un'origine di un discorso ancora completamente aperto da un punto di vista critico. E come tale mi piaceva raccontarvelo. E bentornata Irene. Io non ti sento. Senti? Eccoci, sì. Ti volevo ringraziare, aspetta, tolgo gli occhiali che col green screen fanno problemi. Bene, ti volevo ringraziare per la presentazione e ho raccolto una domanda da YouTube di Stefano Volpato, se vuoi te la leggo e invito anche gli altri se vogliono appunto aggiungere domande possono usare la chat di YouTube. E intanto ti leggo la prima domanda. Grazie. Buonasera Eva, grazie per il contributo molto interessante. Ti vorrei chiedere se e in che modo ritieni che questa mostra abbia influenzato la tua pratica curatoriale. Allora, mi piacerebbe molto essere battagliera come Swenson, ma magari imparerò. Però no, una risposta più vera e più profonda è che Swenson è stato un oggetto di dialogo molto importante nel momento in cui ho incontrato alcuni artisti e sono felicissima di dire, per esempio, che un saggio un saggio che ho scritto sulla sua pratica è contenuto nel catalogo di una delle prossime mostre di Fondazione Prada che è curata da Peter Fishley e si intitola Stop Painting e avverrà nella sede veneziana di Fondazione Prada a partire dalla maggio, della settimana dell'apertura della Biennale di Architettura. E in passato anche due libri
d'artista di Dora Garcia hanno ospitato dei saggi che ho scritto su questo argomento e ho trovato estremamente prolifico confrontarmi sul linguaggio dell'arte con degli artisti attraverso le intuizioni di Swenson. Quindi, se non nella pratica, è stato un soggetto di pensiero condiviso, e già questo è stato un gran privilegio per me. Grazie. Vedo se ci sono altre domande, ma non sembra. E quindi, se non abbiamo altro da aggiungere, non so, tu hai altro da aggiungere, Eva? Se no, ci salutiamo. Se non rinnovati ringraziamenti per l'attenzione. Non credo, ho ringraziato voi, ma non il pubblico, lo ringrazio adesso. Bene, noi ringraziamo te tantissimo per questo incontro online. Speriamo che prossimamente si riusciranno anche a fare di nuovo gli incontri in presenza. E a presto, al prossimo appuntamento di Agora. Grazie ancora, Eva. Grazie. Buonasera.